Buonasera. Buonasera. Lei è Carlo? È la prima volta in vita mia che vorrei esserlo. No, io sono suo fratello. E vieni, ti accompagno. Buonasera. 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 Sera. Hai visto come vanno in giro? Capelli corti, gonna corta. E cervello corto. Tra 5 minuti ti aspettiamo le danze, eh? Nessuno regge Carlo per più di 5 minuti. Buonasera, sono Adriana, la sorella di Beatrice. È a letto con la febbre. Le manda il tema che lei le ha dato. Ah, mi dispiace. Grazie. Il cugino Enrico. Cugino Enrico, con permesso vado a vedere che fanno questi deficienti. Non vuole sedersi? Sì, volentieri. Prego. L'ho letto entrambi. Beatrice fa progressi, grazie a lei. A meno che non abbia copiato tutto. A dire il vero è quanto cerco di insegnarle. Osservazione e appropriazione. È più difficile osservare che inventare. Brava. Non è un pensiero mio. Gioacchino Rossini. Però. È stupito che un musicista non si occupi soltanto di musica? Lei è musicista? Conservatorio, 10° anno. Ha già fatto merenda, sono le 5. Che altro le ha detto Beatrice di me? Tante cose, che lei è serio, rigoroso. Noioso. No, anzi, dice che è anche spiritoso. È una calunnia. Poi dice che lei è bellissimo. Ma non ci faccia caso, che Beatrice è innamorata di lei. Di me? Beatrice è una ragazzina. Ha un anno meno di me. Din 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 din! Finis! Lezione finita! Vieni, parliamolo scimmie. Tu permetti, Carlo. Come ti chiami? Io mi chiamo Giulio. Non te l'ha detto Carlo? Per forza.